Ci avventuriamo verso Mirto con la bicicletta. Bella, vai. Corso di Dragunaro, si vede, sì. Questa è la 531, fatta anche da curve abbastanza a gomito, ecco. Ecco qua, il fiume Trionto, già c'è poca acqua, anzi quasi per niente, ecco. Il Cozzo della Cresta e il Cozzo di Dragunaro. Lungo questa strada ci sono tanti fichidindia, ecco, proprio sulla roccia, ecco, molto saporiti. Profumi anche di primavera. Vedete? Spesso molte persone, ciao, passano a farsi una bella pedalata, ecco. Molto trafficata questa strada da ciclisti che vanno anche fino a Longobucco, arrivano anche in Sila addirittura. Con le moto queste strade sono molto interessanti da fare, perché si sa che le motociclette, quelle, specialmente quelle enduro, no? Sono più interessanti i percorsi sinuosi con le curve, sennò diventa una noia abissale. Quindi ne vediamo anche tanti scendere, ecco. Vedi questi costoni di roccia, tutti pieni di fichidindia. E sulla mia sinistra si può notare una piccola grotta, ecco. Noi quando eravamo bambini venivamo spesso qua, in questa grotta, a mangiare qualche cosa, anche della frutta che prendevamo di qua di là, ecco. Tante piante di olive, tante piante di olivi secolari, belli fioriti quest'anno, sono cariche, una grande carica c'è quest'anno. In questa curva siamo, si potrebbe dire, all'acqua nuova. Non so esattamente cosa voglia dire l'acqua nuova, però si chiama così. Piante di piantagione. Anche piccole realtà agricole ci sono in queste zone, ecco. Questa è tutta discesa, poi a salire sarà più difficile salire. Io ovviamente prima facevo molta bicicletta, adesso la faccio di tanto in tanto, per tempo. Ecco qua. Prima facevo anche fino a 60 km al giorno. Piante di aloe vera. Qua da questa stradina forse si va dove ci sono i depuratori, ecco. Questi costoni è facile anche trovare i lamposcioni, ecco, quelli proprio originali, ecco. Arriveremo fino al ponte, poi stacco, altrimenti potrebbe diventare pericoloso. Ecco qua, ancora sono delle belle curve,
a scendere è proprio una bellezza, perché senti l'aria leggermente fresca ancora, ma veramente gradevole, ecco. Nelle curve bisogna sempre girare bene. Ecco qua. Che dire, paesaggi di maggio. Io il mese di maggio lo preferisco anche per tanti profumi. Forse andrò a fare anche la prossima domenica un video alla Vurga, nella parte del torrente Coserie, non tanto per il fiume ma proprio per tutta la vegetazione di ginestre e di fiori selvatici che ci sono in quel punto molto molto bellico. Da qua, scendendo a sinistra, andiamo a Santo Sidoro. C'è anche una grande realtà, anche c'è la Comfort SRL, oltre anche un monastero di grande grande interesse, ecco. Ci siamo quasi, siamo quasi vicino al ponte. Qua ci sono anche delle belle distese di agrumi. Questo è il ponte che pare che l'abbia costruito Mussolini, nel periodo di Mussolini. Ancora regge. Vuol dire che facevo dei lavori anche migliori, anche se poi è stato anche un pochettino rinforzato. C'è un po' di vento, anzi tanto vento, e vi saluto proprio sul ponte di Trionto. Ecco, mi fermo su questa nicchietta un secondo. Eccoci qua. Un po' di acqua ancora c'è. Ecco qua il ponte di Trionto nella sua lunghezza, il fiume Trionto, e questo porta ovviamente nella zona di Pantano, ecco, di Mirto Crosia. E vi saluto, alla prossima occasione da Michele Expert.